Complimenti vivissimi. La ringrazio moltissimo. Arrivederla anche a lei, grazie. Ciao. Ciao. Beh, hai perso la causa? Sì. Ah, finalmente. Non è vero, ho vinto. Lo sapevo, brava. Però adesso sbrighiamoci, se no a Silva per cena non ci arriviamo. Sì, le valigie? Le valigie, tutta la casa vorrei dire, sono già in macchina. La mia giacca, quella marrone, l'hai presa? Presa? Ah. E mi sono preso anche lunedì, 3 giorni pieni, come la macchina. Dai! Sì. Io e te, da soli 3 giorni. 3 giorni, niente inchieste, niente riunioni. Sì, niente udienze, niente telefonate coi clienti. Brava. Le mie scarpe pesanti? Quelle non c'entravano, e poi sono pesanti, pesano. No, io voglio solo quelle perché sono le uniche comode che ho. Perdiamo mezz'ora, ne compriamo un paio in montagna. Ma no, io voglio quelle. Sali e scendi? Salgo e scendo. Cognome? Fernando Maputo Gomez. Nazionalità? Oh, nazionalità. Cos'è, non vuoi rispondere? Io parlo, ma solo con Curciani. Antonio Curciani. Maria, scusa, eh. Sì. Scusa, Antonio, c'è un minuto, sono io. No, ti avevo detto che sono morto per 3 giorni. Vabbè, resuscita un attimo, dai. Che c'è? Senti, conosci un certo... Fernando Maputo Gomez? Ah, sì, perché? L'abbiamo fermato poco fa al porto. È accusato di furto su una nave. Dice di essere amico tuo e che vuol parlare solo a te. Ma no, Fernando sta in Nigeria. Mi avrebbe avvertito del suo arrivo. Io non so che dirti. Scusa, ma è uno alto, longilineo, nero? Sì, sì, è di colore, sì, più o meno sì. Che faccio? Arrivo subito. Antonio? Scusami, Fernando è un amico vero. Non lo vedo da 10 anni, l'hanno arrestato. Solo un minuto, il tempo di... e poi... Certo. Non dovevamo essere a Selva prima di cena? Ha bisogno del mio aiuto, non posso lasciarlo solo. Certo. No? Guarda, facciamo così, tu vai a prendere le scarpe e io faccio un salto in questura. Sali e scendo? Salgo e scendo, giuro. Le chiavi? Ah, sì. Le chiavi. Fernando, Antonio. Ma guarda tu, che sorpresa! Quanto tempo è che non ci vediamo noi due, eh? Ma ci siamo sempre. Sì, ci siamo sempre, sì. Grillo, sai chi è lui?
Miglior agente di tutta l'Africa, a piedi. Un po' di rispetto. Questo non guarda in faccia a nessuno, eh. Spara a casa. No, scherzo, no, veramente, uno tosto. È vero. È per questo che sono rimasto un semplice sergente. Qualcuno ha sporto denuncia contro di lui? No, 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 per il momento no. Ho parlato con la gente che l'ha fermato. È tutto a posto adesso. Bene, bene. Sei in missione? Niente di ufficiale. Ecco, io non ho nessun mandato. Insomma, sono qui per ragioni personali. Molto personali. Ho capito, ho capito. Delillo, fammi sapere se ci sono novità. Vieni con me. Ma che gli avete dato? Il maglione della polizia? Beh, era tutto bagnato, poveraccio. Anzi, che abbiamo trovato la misura. Grazie. Ti sta bene, però. Andiamola. Allora? Tu sai che ho un figlio, vero? Sì, avrà più o meno l'età del mio, no? Eccolo qui. Compirà 23 anni a dicembre, il mio Jordan. Si chiama Jordan, ricordi? Ah. E del tuo che mi dici, Antonio? Va tutto bene? Sì, sì, studia. Solo che si è messo in testa di fare il poliziotto. Speriamo che gli passi. Allora, che è successo? Come mai sei qui? Beh, Jordan ha deciso un anno fa di venire in Europa. Non aveva ancora finito gli studi. Io gli ho detto, aspetta, prendi la laurea e poi vediamo. Invece lui è partito a mia insaputa, insieme a degli amici. E quel che è peggio è che si è imbarcato. Si è imbarcato come clandestino. Dopo un mese ho ricevuto una cartolina da Genova. C'era scritto un abbraccio, Jordan. Niente indirizzo, niente telefono, niente. Da allora sono passati 6 mesi. Ho chiesto al consolato, all'ambasciata a Roma, ma niente. Come se fosse svanito nel nulla. E così ho deciso di cercarlo personalmente. Ma perché a Genova? Potrebbe essere dovunque. Vedi, ho incontrato un amico, uno che viene dalla Nigeria, e lui mi ha detto che molto probabilmente Jordan è rimasto a Genova. Qui c'è la nave su cui si era imbarcato. La Black Seagull? Sì. Allora ieri sono andato a parlare con il capitano. Ma lui mi ha detto che trasportava solo legname e mi ha cacciato. Così oggi sono tornato di nascosto e nel libro di bordo ho trovato un elenco sul quale c'era scritto il nome di Jordan. E ora dov'è quell'elenco? L'ho dato a un tuo uomo, a Delillo. Delillo, per favore. Ma perché non mi hai chiamato subito? Ecco, volevo chiamarti. Ma ho pensato che ce l'avrei fatta da solo. Avanti. Dimmi, Antonio. Senti il magistrato, dagli il verbale e quell'elenco che ha preso Fernando sulla nave. Ci serve un mandato di perquisizione per la Black Seagull. Aspetta, fatti fare anche una ricerca all'archivio centrale su Jordan Maputo Gomez. Va bene. Oh, subito, eh. Vedrai che lo troviamo. Grazie, Antonio. Grazie di cuore. Ma Fernando, perché ringrazi? Tu avresti fatto lo stesso per me, eh? Sì, anche se... Anche se? Se tuo figlio emigrasse clandestinamente in una nazione come la Nigeria, sarebbe un pazzo. Hai ragione, hai ragione. Beh, va meglio. Stai tranquillo, non ci sarà nessuna denuncia a carico di Jordan. Lo troviamo e te lo riporti a casa. Va bene così? Grazie. Senti, la nave si chiama Black Seagull. Sì, vabbè, Black lo sai, no?